Siamo con la senatrice Simona Petrucci e con il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, oggi qui a Palazzo Madama alla presentazione di questo progetto La Lira di Bibbiena, un progetto per venire incontro alle famiglie più bisognose ma anche al commercio di prossimità. Senatrice. Sì, questo è un bellissimo progetto che ho sposato fin dall'inizio perché mette insieme cultura, tradizione, sociale e territorio. Territori che sono stati per anni abbandonati, abbiamo avuto l'esodo dai piccoli paesi verso le grandi città. Questo progetto mette al centro invece le attività, i cittadini e finalmente li fa rinnamorare del proprio territorio, di quelle che sono le origini. Quindi una bellissima iniziativa portata avanti dal sindaco di Bibbiena e che spero possa trovare un grande futuro anche in altre realtà, perché non molto più grandi. Ecco, signor sindaco, come avete pensato a questa iniziativa? Sì, intanto un ringraziamento alla senatrice Petrucci e amica perché è sempre presente nei territori e per valorizzare i territori. Abbiamo pensato a questa iniziativa perché appunto i piccoli territori di provincia italiani ormai da anni purtroppo soffrono di uno spopolamento dilagante, non solo di persone ma anche di piccoli negozi artigianali e commerciali tradizionali. Quindi volevamo in qualche modo aiutarli sia l'una che l'altra categoria e quindi abbiamo pensato di creare questa moneta digitale da poter spendere solamente nei piccoli negozi tradizionali del paese, quindi esclusi i grandi magazzini. Quindi la eroghiamo alle famiglie con basso reddito aiutando negli acquisti, ma dall'altro lato la posso utilizzare solo nel commercio prossimità e quindi in un certo modo si fa a fare uno sviluppo sostenibile del commercio locale, del territorio e delle tradizioni locali delle quali siamo orgogliosi.